Unbox time, ciao ragazzi. Let's unbox Kiko Milano. Trucco di Kiko Milano. Questa è il regalo. Ho preso un paio di matita e questo rossetto lip gloss o lip stain che l'ho visto lì. Era bellissima, proprio bellissima. Questo è blush che l'ho preso da loro. Orange blush, bella pigmentata. Non devo mettere adesso perché non sto uscendo, non ho quasi niente di trucco sulla faccia. Ma ti faccio swatch, vedere il swatch di questa. Molto, molto pigmentato. Spero che va bene su di me. Devo mettere... Questa blush sarà per mettere pochissimo, like very little because it's very pigmented. My God. Just that little thing. I'm going to... Just... È molto pigmentato questa blush. In colore 08. Questa è 08. Un'altra cosa che l'ho presa da loro è questa qua. Kajal. Sì, perché mi piace Kajal di Kiko. Da quando mi sono arrivata in Italia, ho trovato molto molto bene con questa Kajal dell'occhio di Kiko. È l'unica Kajal che non brucia al mio occhio, questa di Kiko. Mi vado sempre a ricomprare ogni volta che finisce questa, che finisco quella che ho a casa. Like, I'm going back to this because it's the only one that doesn't give me, you know, those tears after applying Kajal. And I love Kajal. I'm a Kajal girl. E un'altra cosa che l'ho presa è questa, un'altra Kajal, ma in questa numero 15. Che è di colore questa tipo bordeaux scuro, sì, tipo bordeaux. Mi piace tanto perché mi piace giocare con diversi tipi di tonalità di Kajal sull'occhio. Sto cercando se vedete un pochino, non lo so se vedi. E poi questa Kajal Kiko. I spent about 36 euros, so I had this gift from them. This is a contouring brush. So, un'altra cosa che ho preso da loro è questa qua. Lip stain and gloss. Bellissima. Bellissima, ragazzi. Ho preso questa matita lip liner per abbinare tutti e due insieme. E questa lip liner, like this lip liner, in color, I think, 17. Like 17. So I took it to, you know, use it with this. Questa e questa devo abbinare tutti e due insieme, vediamo come va, ok? Stupendo, ragazzi. Adesso devo lasciare asciugare un pochino prima di mettere questa, di mettere gloss sopra. Adesso è asciutto. Mi piace molto questa lip stain. E questo è il risultato. Ti piace? Fammi sapere che cosa pensi di questa. Let me know what you think about this. Because for me, I love dark lips. I don't know why, but I love it. I love this color, this lip color a lot. And I have this lip color in one of the MAC lipstick. This color here, I have it in MAC lipstick, and I use Chestnut to as a lip liner before using that particular lipstick that I have on MAC. I don't know, I'm obsessed with this type of color, so let me know what you think. Bye.